Eccoci qua. Allora, ci sarebbero tante altre questioni, però abbiamo pochi minuti a disposizione. Il referendum sull'autonomia della Regione del Veneto è stata l'ultima cosa che è emersa e che dovrebbe essere fatto insieme anche al referendum. Adesso vedremo quando verrà in base a tutto, però è un punto importante. Leggiamo anche i messaggi, perché sono i telespettatori. La verità è che vogliono eliminare un inciampo alla spesa di potere da parte dell'Unione Europea e della BCE, che trovano negli enti locali un ostacolo insormontabile al loro progetto di far perdere la sovranità alla nostra nazione a favore dell'Europa e conseguentemente dell'euro, scrivono da Verona. Questo lo condivido al 1000%. È la ma insomma, chi legge e chi annusa un po' di politica da qualche anno, Comunità Europea sta facendo questo, cioè vuole eliminare gli stati membri, eliminare l'autonomia dei stati membri, relegandoli a dei piccoli comuni, come ci sono adesso dei comuni che c'è là il sindaco, ma poverino Sì, non ha ma un non ha potere niente. decisionale importante. E voglio, credo che l'Europa sta andando in questo verso. E quindi l'autonomia del Veneto, che come la vede? Ma l'autonomia del Veneto credo che sarebbe un rispetto per il popolo veneto, per la gente del Veneto, per gli imprenditori del Veneto. Mi auguro che ci sia un'autonomia parificata, non dico al Trentino Alto Adige, ma Ci ha però già detto di no, chiaramente lì. ho capito, io ci ho detto di no, ma però se partiamo già dicendo di no al Trentino Alto Adige, significa che ci paragonano cosa? Al Friuli, dove ha perso negli ultimi 2 anni circa un 20% di autonomia fiscale nei confronti di quanto aveva prima. Ovvio che è un percorso difficile, ma qua la risposta deve essere unica, un grande voto di massa e un grande consenso per dare uno strumento politico al governatore per poter poi contrattare con Roma, anche se vedo difficile, perché poi alla fine questo telespettatore mi ha dato questo messaggio, non ha, condivido perché. L'Unione Europea fa la politica economica, per cui l'economia e la finanza in mano all'Europa. Noi abbiamo degli indicatori di rispetto. La politica estera non la facciamo noi. Ah no, non Insomma, fatto. non parliamo di Maroppa, che sennò andiamo alle calende greche. Politica del lavoro, politica economica non la facciamo noi perché è l'economia globale ed è la comunità europea. È la comunità europea che dice dove si produce di più latte rispetto ai pomodori, rispetto ai cetrioli e le aziende dove hanno le aree. Allora noi come potere, Stato centrale abbiamo perso un grande potere che era quello delle frontiere, della moneta, dell'economia, delle politiche del lavoro. Cosa ci rimane? L'assistenza sociale, l'assistenza sanitaria per il momento e basta. Ovvio che Roma, perdendo potere nei confronti dell'Europa, si porta a Roma tutto quant'è che può portarsi a Roma. All'interno di questo, se non c'è una risposta forte da parte dei veneti nel referendum, sicuramente Roma continuerà a fare questa accentrazione di poteri. E la cosa che mi fa paura è che adesso sono tutti autonomisti e tutti vogliono votare per sì. Questo in politica mi fa una grande paura. Perché le fa paura in politica questo? Perché significa annacquare. Purtroppo con la storia che noi abbiamo nel nostro paese, se anche il PD adesso si mette nell'autonomismo, va in contraddizione, cioè la vedo più un'affermazione di consenso o una condivisione di un messaggio perché qui il PD gli piace, non può dire di no nel Veneto. Quindi Ma una se poi crescenza. guardiamo come lavora a Roma il PD è in antitesi. Allora, i parlamentari del PD Veneto devono uscire dal PD nazionale perché sono in antitesi. La stessa Serracchiani, ma i stessi nostri parlamentari non possono professare il centralismo con le leggi che sono state fatte a Roma e qui dichiararsi federalisti e autonomisti. È una contrapposizione. Allora, è per questo che mi fa paura quando ci sono queste cose, perché alla fine poi loro, con la loro l'unica volontà è quella di annacquare questo referendum di autonomia per mantenere lo status quo. Questa è l'unica, credo, forse penserò male, ma un grande statista nazionale diceva che pensare male non si fa mai male. Esatto. Comunque, secondo lei la valenza diventa anche molto, tra virgolette, psicologica, insomma, una forza psicologica qualora ci fosse una vincita dei sì sulla richiesta di maggiore autonomia? Avrebbe un peso specifico diverso che non un'indifferenza da parte dei cittadini oppure un rassegnarsi o una non partecipazione? Ma Questo è un po' sicuramente che. sì, cioè, è ovvio che se va a votare il 90% dei cittadini e vota l'88%, il 90%
dovuta sì. Cioè, il governatore in mano uno strumento politico enorme, se crediamo alla democrazia. Se poi diciamo che la democrazia è variabile a seconda di dove uno la interpreta, allora no. Ma però se riteniamo, io ritengo che insomma il popolo, i cittadini hanno ancora l'espressione di uno Stato, è quello dei cittadini, è un grande potere che verrebbe dato e mi auguro sia confermato. L'importante è che riescono ad unificare nel referendum costituzionale il referendum per il Veneto, perché se lo diversificano in un'altra domenica la vedo molto dura. E quella è l'altra grande questione strategica sempre, ne parleremo ancora Presidente. Grazie. Allora la ringrazio di essere stato qui con noi, ringrazio i telespettatori di aver partecipato e di averci seguito, naturalmente ci vediamo domani, con lei ci vedremo presto in occasione appunto di sessioni anche con più persone per parlare di questi temi che comunque restano di attualità. Intanto buon lavoro, perché continuerà a lavorare per un po' di mesi, no, ancora. Grazie, sicuramente sì. Grazie, arrivederci. Giornata.